È chiaro che è una partita in posticipo, voglio dire, quindi teoricamente per quello che può servire in questo momento sappiamo i risultati di tutte le altre squadre, però devo dire che se anche avessimo giocato in anticipo sarebbe cambiato poco, insomma, nel senso che comunque noi abbiamo un obiettivo, quello di cercare di far nostra questa partita, ma soprattutto ce l'abbiamo con la consapevolezza che incontreremo una squadra che farà di tutto per non perdere questa partita, insomma, voglio dire. Quindi viene da 5 risultati utili, che in un campionato come questo sembrano una banalità, ma in realtà invece hanno un significato importante perché non è facile per nessuno riuscire a non perdere per 5 partite. Una squadra che è profondamente rinnovata nell'organico rispetto a quella che abbiamo incontrato sia in Coppa Italia che nelle prime giornate di campionato. Allenatore diverso, quindi c'è tutta una situazione completamente diversa di valori in campo, perché i valori sono assolutamente migliori rispetto a quelli di inizio stagione, i valori ovviamente come rosa. E quindi io, che per natura non ho mai considerato l'ultima squadra, l'ultima in classifica come ultima, però nello stesso tempo non ho mai considerato neanche la prima come la prima. Cioè, voglio dire, per me le partite, e ve lo dico veramente, hanno tutte lo stesso significato a prescindere dalle squadre che incontriamo, e è la verità. E quindi la temo come è giusto temerla, come si deve temere tutte le altre squadre. Insomma, mi rifaccio velocemente, poi concludo, a quello che è stato un pochino non raccontato, però come può essere stata interpretata la nostra vittoria Lanciano, no? Sembrava, al di là di una partita positiva che noi abbiamo fatto, si è molto puntato sulla situazione del Lanciano, quasi una squadra allo sbando, di messa. Ecco che dopo 6 giorni è arrivata subito la conferma che noi abbiamo fatto una grande partita e un grande risultato. Ma noi ci siamo completati, diciamo così, quindi non abbiamo ancora la consapevolezza, insomma, anche se dentro di noi c'è il desiderio di dire ci siamo rafforzati, però questo non lo può dire nessuno, né noi, perché il rafforzamento vero, sia per noi che per tutte le altre squadre, si vedrà a fine campionato. Allora si potrà dire se le operazioni che sono state fatte sono state positive o meno. Questo, insomma, dipenderà da diverse partite. Non la partita d'impatto non mi incanta, tra virgolette, insomma, voglio dire, per i nuovi, nel caso fossero utilizzati, come l'eventuale difficoltà iniziali non mi preoccuperebbero più di tanto, insomma, voglio dire, questi giocatori andranno, sia i nostri, in questo caso parliamo dei nostri, valutati in questi mesi che rimangono da qui alla fine, insomma. Quindi però noi abbiamo, credo, operato in un reparto dove era, non so se dire giusto, però era normale che operassimo, e quindi abbiamo anche, con Nizzetto a centrocampo e con Camigliano in difesa, completato 2 reparti che, per l'assenza di Basso e poi la partenza di Soligna contemporaneamente. E Camigliano stesso è un giocatore che ci aiuterà, perché è normale, insomma, abbiamo visto l'esperienza dell'anno passato quando avevamo diversi difensori in rosa. Poi nelle partite decisive siamo stati fortunatamente costretti a giocare risicati, però fortunatamente poi chi ha giocato ha fatto il suo, insomma, quindi non vorremmo più correre pericoli in campo. Ma non lo so, non lo so, nel senso che è chiaro, non voglio dare a loro né la troppa responsabilità di risolvere loro gli eventuali nostri problemi, e quindi tutto questo può comportare 2 situazioni, quella di eccessivo gasamento nel caso le cose andassero bene e di eccessiva sfiducia nel caso le cose non andassero bene. Quindi noi veniamo da una partita dove abbiamo dimostrato di stare bene in campo, di essere in condizioni, di essere in salute, anche se, come ho accennato, non so se a voi, però a fine partita noi ancora la condizione fisica è buona, ma non è ottimale,
voglio dire, per come la intendo io e per come ne stiamo parlando con Manuel per quello che riguarda la preparazione, insomma, voglio dire. Quindi vorremmo migliorarci anche in questo, perché stiamo bene, la partita la facciamo tutta, però in alcuni momenti non siamo brillantissimi. Quando, come è normale che sia, raggiungeremo anche quel livello, e allora la percentuale dei nuovi, non lo so, vediamo, di sicuro sono tutte e tre convocati, insomma, voglio dire. Tutte e quattro, vabbè, ormai dico tre perché Nizzetto, insomma, lo consideriamo un giocatore che è già acquisito da diverso tempo. Per Fulmignati possiamo dare risultati? Sì, l'unica cosa che dico è gioca Fulmignati, quello sì. Gioca Fulmignati perché è normale. Io so che il ruolo di portiere è un ruolo molto delicato, perché negli altri reparti si possono dare dei turni di riposo, puoi utilizzare un giocatore in un ruolo piuttosto che in un altro, può entrare, subentrare, quindi è una maniera diversa di gestire il giocatore. Il portiere purtroppo è una scelta drastica, o gioca uno o gioca l'altro, insomma. Però Nicolas, ho parlato prima della partita di Lanciano, insomma, ha capito i motivi della scelta, è chiaro, insomma, lui ha tirato bene la carretta per tanto tempo, come si dice, dietro Andreas è sempre impegnato come ovviamente secondo, ma anche come il desiderio di poter essere preso in considerazione, è venuto il suo momento, l'ha sfruttato bene, questo non gli deve dare ovviamente la superficialità che tutto è fatto, perché i problemi per Fulmignati, come capita spesso, inizieranno da domani in poi, perché l'esordio spesso sono sempre positivi, è il dopo che conta, e lui, essendo giovane, dovrà dimostrarci questo. Però l'importante per Nicolas è quello che di stare sereno, di stare tranquillo, respirare, recuperare ed essere pronto quando sarà richiamato. No, la mia, il giocatore non è che si è legato a un palo qui per non andare via, insomma, voglio dire, questo sembra ovvio, perché poi alla fine, se no, sembra che i giocatori siano sempre vittime. Non è il caso di Nadarevic, che dico anche ovviamente, insomma, è andato a vivere un'esperienza diversa con una società che molto probabilmente ha anche ambizioni diverse dalle nostre, insomma, voglio dire. Quindi ho sentito anche dei discorsi climatici, insomma, voglio dire, a causa della scelta, insomma, voglio dire. Quindi vedete che ci sono. Io invece, al di là di questo, credo che lui abbia fatto una scelta giusta, perché lì può giocare in un sistema tattico che lo può esaltare, e noi giochiamo in maniera diversa, e quindi di conseguenza è normale che un giocatore voglia esprimersi al massimo, insomma. Quindi da parte nostra, almeno da parte mia, non c'è nessun problema, insomma, voglio dire. Quindi la scelta è solo esclusivamente per quello che mi riguarda sotto l'aspetto tattico, che poi tra l'altro era una situazione che già c'era in precampionato, insomma, voglio dire. Quindi non è, poi è stata secondo me confermata nel tempo, insomma, nel poco tempo, perché Nadarevic quest'anno ha giocato 10 partite, voglio dire, su 23. Questo è bene non scordarselo, insomma, voglio dire. Un'altra domanda, se ti viene soddisfatto tu, lei dentro le... Sì, sì, no, sono... è chiaro che... cioè, allora, no, avrebbe voluto qualche altra... Allora, un allenatore, quando si chiude la sessione, diciamo, del mercato, o sono scontenti e non lo dicono, o sono contenti ma avrebbero voluto qualcosa in più. Io no. Io vi dico quello che è la verità, insomma, sono grato a quello che la squadra ha fatto, a quello che la società, ovviamente nella persona del direttore, ovviamente, e altrettanto ovviamente nel presidente, insomma, che ha consentito determinate operazioni. Noi abbiamo bisogno di giocatori che attraverso il Trapani diventino giocatori importanti. Quest'anno abbiamo... credo ha avuto una conferma enorme, che è Coronado. Coronado era un giocatore sconosciuto al calcio italiano, il Trapani è stata per lui la vetrina per potersi mettere in mostra. Noi, anche volendo, anche in alcuni momenti facendosi attrarre da qualche suggestione, avremmo potuto pensare anche a qualche giocatore diverso, ma non,
sarebbe stato un male per noi e un male per il giocatore stesso. Qui purtroppo, io dico per fortuna, devo venire giocatori che utilizzino Trapani per diventare giocatori appetibili anche in altre categorie. Ovviamente giocatori che hanno le qualità, e noi siamo convinti che sia Nizzetto, che conoscevate, sia Camigliano, che Petkovic, che De Cenco abbiano le qualità, è ovvio, perché non è che prendiamo giocatori in categorie inferiori tanto per... A me piace fare gli esempi, ma l'anno scorso in Lega Pro giocava la Padula, che oggi ovviamente tutti sono diventati talent scout di Pallapadula, è un giocatore che è esploso a 25 anni. Quindi tutti questi talent scout dove erano fino all'anno scorso? Sì, questo è il pericolo dei posticipi, che ti costringono nel bene e nel male a cercare il risultato, perché a volte non è questa l'occasione. Capita che magari giochi un posticipo e dici, ma un pareggio comunque ci farebbe allungare, no? Dalla zona, e poi invece si verifica tutt'altro. Noi un errore enorme che potremmo fare è quello proprio di far riferimento oggi alla classifica. È normale che in maniera non ipocrita, insomma, la guardiamo, perché siamo durante le partite contemporanee, non lo fai, però voglio dire, addirittura ci abbiamo avuto 2 giorni per guardare la classifica anche involontariamente. Ti ci viene l'occhio. Io mi auguro che la guardino non solo i calciatori del Trapani e l'allenatore. Situazioni infortunati, assenze, per esempio Torre Grossa, mi pare sia ripresa. No, Torre Grossa è da martedì, è in gruppo, voglio dire, quindi credo, insomma, almeno di 9, ma non credo, visto che sta facendo un lavoro quasi completo, insomma, voglio dire, quindi... solo Ceramitar ancora non è completamente guarito, insomma. No, De Cinco ha fatto la partita amichevole, ha fatto tutto il lavoro, ma lui è stata una preoccupazione tipicamente locale, insomma, qui c'è, cioè, quando c'è un giocatore che ha il raffreddore è una pleurite, evidentemente è la zona, insomma, che tende a enfatizzare, insomma, vuol dire, anche le malattie. Francesco Francioso. Sì, mister, volevo sapere per quanto riguarda Terlizzi. Allora, invece, no, io scusate, fermo. Allora, da oggi fino alla fine non mi domandate sempre, perché sennò diventa una situazione da dover spiegare, che in questo momento non a te, ovviamente, non è personale, è in generale. Se ogni conferenza stampa io devo stare a spiegare perché è convocato o perché non è convocato Terlizzi, mi sembra che sia fuori dal contesto. Non lo faccio per evadere o per sviare determinate cose, non è convocato. Basta, insomma, Cristian lo sa. Quindi no. Neanche questa partita, i tifosi sono curiosi di sapere. No, i tifosi, ve lo dico io, non gliene frega niente, non di Terlizzi. I tifosi vogliono vedere vincere il Trapani, i tifosi. Poi i gossipari vogliono sapere come mai non gioca, chi gli piace e trovare per forza i problemi non ci sono, non è convocato. Ancora? Allora, cioè io... Allora, non... ho detto, non do nessun tipo di giustificazione. Non è convocato, ma io credo che sia sufficiente. Poi, se voi, lo dico in maniera molto serena, volete trovare qualsiasi tipo di altra giustificazione, è giusto che la troviate. Però purtroppo per voi e per tutti devono far riferimento a una sola persona, che è il sottoscritto. Quindi tutto il resto sono noi, avrebbe detto Califano, insomma, sono chiacchiere che in questo momento non fanno altro che non dico disorientare, annacquare quello invece che deve fare la squadra, e quindi è importante, con o senza Terlizzi, con o senza Ceramitaro, con o senza Torre Grossa, voglio dire, conta solo chi gioca. No, beh, noi abbiamo
ovviamente preparato anche la partita su alcune situazioni del Como, perché è normale, credo che sia giusto far così. Abbiamo in percentuale fatto l'80% del lavoro su quello che dovremmo fare noi, quindi è una partita che vorremmo, al di là di giocare in casa, al di là di tutte le chiacchiere, la classifica, vorremmo interpretare bene, cercando di fare risultato e farlo anche magari esprimendo un buon calcio. Sono costretto a dire una banalità, però è la verità, insomma, quello che vorremmo fare. Insomma, sì, molto probabilmente la stessa domanda la rivolgessimo all'allenatore del Como, direbbe la stessa cosa, non è che direbbe una cosa di cadetto che viene a perdere, no? È normale. Lui ha scommesso che Como si salva, ci sentiamo dopo. Io ho detto, cioè, vabbè, inizia a fare punti dalla prossima. Questo non lo so, insomma, voglio dire, auguro a tutte le squadre di salvarsi, però il problema vero è questo, che quattro retrocedono sicure, insomma, quindi è impossibile che si salvano tutti, mettiamo né scherzi, voglio dire, io non mi aspetto scherzi dai miei giocatori, insomma, voglio dire questo. Quindi per il resto è una partita di calcio che coincide il giorno prima di martedì grasso, credo, no? Quindi è una grandissima fortuna, insomma, una grandissima fortuna, perché darebbe la possibilità ai calciatori di poter non festeggiare, però di poter passare una serata liberi da ogni preoccupazione, perché di solito il martedì grasso, immaginate, fatto in un infrasettimanale, sarebbe stata per i calciatori una tortura, insomma. E anche per te, perché non a caso si chiama martedì grasso. No, io ho fatto uno strappo alla regola straordinario, perché vi ho detto che gioca un undicesimo. Di solito non dico niente, e soprattutto lo strappa la regola perché non l'ho detto agli altri, quindi... Uno dei due nuovi, diciamo, centravanti che abbiamo acquistato, da Decenco e Petkovic, pensa che sarà in campo domani sera? Ah, magari anche tutte e due, che ne so, magari anche tutte e due, non, cioè, voglio dire, non stanno bene tutte e due, però noi non dimentichiamo che abbiamo un giocatore che è Citro, che ha fatto 7 gol su azione, e ci sono fior di giocatori che sono a 8, che sono decantati come... quindi noi, Nicola sta facendo qualcosa di importante, insomma, adesso deve, come io ho detto io, iniziare a fare qualche gol normale, o non rubato o non straordinario, semplice, però ti riuscirà piano piano.